Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di StarCraft 2. Come vi avevo detto l'ultima volta, questa nuova serie di video sarà incentrata sul GSL Codesse, sulle fasi finali, ovvero dai quarti di finale, semifinale e poi finali. Non mi sono andato a documentare su questi giocatori perché li ritengo talmente pro che non devo andare in giro a cercare cosa hanno fatto, eccetera. I due giocatori sono Zest e SOS, che ho già avuto il piacere di vedere anche in diretta a qualche parte. Zest, giocatore di cui ho letto qualcosa, ma comunque se è nel GSL, che come si sa è l'Olimpo di StarCraft, e se è agli ottavi di finale, scusate, direi che è un giocatore di tutto rispetto. Abbiamo due Protoss, quindi sarà una serie di PvP, questa qui. I match saranno dei best of 5, quindi ogni giocatore dovrà vincere 3 match per assicurarsi la vittoria. Quindi vedremo dei match con gli stessi giocatori dalle 3 alle 5 partite, a seconda di come si svilupperanno. Nel frattempo abbiamo un 13 portale, 14 gas per Zest, mentre un Nexus First per SOS. Direi proprio Nexus First. Abbiamo anche un secondo gas per Zest. Questo qui è un preludio abbastanza pesante a o un all-in o qualcosa di simile. Direi di sì, perché comincia a minare da 3 sonde su questo gas. Probabilmente minerà con 3 sonde anche da questo. Sì. Quindi con tutto questo gas che sta minando, probabilmente Zest opterà per qualcosa di losco. Non un Foregate, ma forse un'apertura Stargate o dei Blinkstalker nei tempi canonici. Scouta immediatamente Zest, vede tutto quello che c'è da vedere. Nexus First. Ah no, pensavo che voleva avesse bloccato il gas dell'avversario con un proprio gas. Doppio gas anche per SOS, che comincia a recuperare lo svantaggio rispetto all'avversario. Scout di SOS infelice, arriva in questa zona, non vede niente. Vediamo se proverà subito. Sì. Passa subito nella posizione giusta e vedrà che l'avversario sta minando già da 3 gas, da 2 gas con 3 sonde, ma arriverà abbastanza tardi. Non saprà che li ha fatti presto. Vediamo intanto nucleo della nave madre che inizia ad uscire. Non c'è nessuna produzione da parte di Zest, il quale però ha buttato giù un portale stellare. Eccolo qui, l'apertura che era stata chiamata da questo doppio gas. Apertura portale stellare, arriva solamente onda la sonda. Non c'è nessuna unità difensiva per Zest. Esce in questo momento il nucleo della nave madre, ma la sondina, vediamo che di qua arriva e vede il portale stellare nel momento in cui è completato. Quindi vede tutto. Oracolo in creazione, cronobustato. SOS sa quello che gli sta per arrivare contro. Vediamo se si cautelerà. Ha un solo portale in questo momento. Due stalker in produzione. Il primo stalker completato viene mandato nella naturale a fare da torretta mobile, credo. Mentre il secondo stalker furiosamente cronobustato fuori per fare da seconda torretta mobile. Nel frattempo abbiamo un attacco da parte di Zest, un primo stalker, il nuco della nave madre, un pilone proxato per rifornire la sua armata. Nel frattempo l'oracolo va in base, ma viene immediatamente fermato da questi stalker e che fungono da deterrente. Nel frattempo Zest con queste due unità si accanisce contro questo Nexus, ma il Nexus è duro da andare giù. Però dall'altro lato Zest con questo oracolo, i due stalker non lo perdono di vista. Lo bersagliano, in questo momento perde giusto un po' di scudo, nulla di irrecuperabile. Nel frattempo portale dimensionale già completato per Zest, che ne ha buttati giù altri due, quindi Trigate per Zest, che inizia a warpare Stalker da questo lato della mappa. Portale dimensionale completato anche per SOS, che decide di finire la creazione di questo Stalker su questo portale. Nel frattempo aprire gli altri portali, tre portali contro tre portali. Vediamo se sì, si ricorda di aprirlo, supply che sono alla pari per entrambi i giocatori. Ma SOS rischia di perdere questa espansione. Si accende in questo momento il nucleo della nave madre, costringendo l'esercito di Zest a
tornare indietro, vengono warpati però un sacco di stalker che probabilmente rimarranno in questa zona. Veramente parecchi stalker, sono quasi 8 stalker, sì. Per Vest, che in questo momento sta obbligando l'avversario a non sfruttare il suo vantaggio economico di questa espansione. Vediamo se deciderà magari di espandersi nel frattempo di qua, cosa si è schiantato. Attenzione, abbiamo anche un pilone proxato da questa parte, da parte di SOS, pieno core and style, ragazzi. Proxy da un lato, tu mi proxy da una parte, io ti proxo dall'altra, e vediamo chi farla meglio. Doppio oracolo per Zest, che decide di entrare in questo momento appena è finito il sovraccarico fotonico. Questo Nexus cadrà sicuramente. Nel frattempo SOS sta cronobustando i suoi portali in base per accumulare un po' di esercito. Butta giù anche il concilio del crepuscolo per ricercare probabilmente il blink. Nel frattempo abbiamo un contrattacco di zeloti da parte di SOS, da parte di questo pilone proxato. Due zeloti warpati da parte di Zest. Pulla anche i sondini per aumentare il potere tankante degli zeloti. A questo punto gli zeloti di SOS sono costretti a tornare indietro. Vediamo se si accanieranno su questa sonda. Sì, ottima la micro di SOS. Rientrano addirittura gli oracoli per far fuori questi zeloti. Butta giù in questo momento Zest la sua espansione. Tre stalker warpati da questo portale per SOS, che prova a portare la battaglia in base a Zest, ma ci sono, a parte gli zeloti e gli oracoli, anche tre stalker da parte di Zest, quindi SOS è costretto a tornare indietro. Mentre dall'altro lato abbiamo l'esercito di Zest perennemente fermo in questa zona. Mentre abbiamo di qua un altro piloncino per SOS, che continua a warpare stalker fuori dalla propria base. Forse proverà a prendere l'avversario in un da un lato e dall'altro. Nel frattempo deve comunque tenere 4 stalker addirittura nella sua linea mineraria per evitare che qualche oracolo passi e decida la partita in pratica. Eccolo qui l'oracolo in questione. Nel frattempo quasi completato il blink per SOS, che perde uno stalker in questa zona. Ottimo utilizzo della sentry. Nel frattempo viene completato il blink, mentre il Nexus di Zest è in via di completamento. Scende una fabbrica robotica e una forgia per Zest, che a questo punto sa di aver chiuso in base all'avversario, può fare quello che vuole. Decide di tornare indietro dopo aver visto la blinkata, ma probabilmente perché ha notato che l'avversario stava cominciando a circondarlo, quindi è bene tornare indietro. Blinkata aggressiva da parte di SOS, che si porta avanti sconto per stalker, ma sono di più gli stalker di SOS, che inoltre vengono brillantemente micrati tramite il blink per evitare di perdere troppi punti vita. Vengono persi stalker su stalker da parte di Zest. SOS, che però è costretto a ritornare indietro. Questo oracolo ha fatto qualche danno? No, no, c'è ancora il pilone proxato in questa zona. L'oracolo prova ad andare in base per portare un po' di scompiglio, ma ci sono comunque due stalker ad attenderlo, oltre al nucleo della nave madre con il overcharge. Attacco di Zest in base con tre stalker che si vengono a impattare contro questi due. Nel frattempo c'è anche un attacco frontale. A questo punto è Zest ad essere in difficoltà, in quanto l'avversario è andato sopra di Thatch. Ottima la mossa di SOS di andare a cercare il blink. È uscito però il primo immortale. Si accorge finalmente del pilone Zest. Non c'è pilone qui per SOS, quindi questi stalker probabilmente rientreranno in base perché non possono essere adeguatamente supportati. Comincia a farsi valere la potenza economica di Zest. Doppio Stargate per SOS. Vorrà forse provare a switchare a Void Ray o qualcosa di simile. Nel frattempo ributta giù la sua seconda base. Ma a questo punto c'è un vantaggio economico abbastanza rilevante per Zest, che rimane comunque in zona con questo oracolo. Prova a scoutare con queste fenici allucinate. Scouta tutto quello che c'è, addirittura ha attivato un photon overcharge da parte di SOS. Partita che si sta un attimino calmando, con Zest che decide di dedicarsi alla sua macro rispetto all'attacco fatto
inizio partita, SOS che si lecca le ferite, ributta giù il suo Nexus e prova a saturare la sua seconda base. Differenza in supply che inizia a farsi sentire. Vediamo se ha ricercato qualche potenziamento. Sì, è stato ricercato il più 1 all'attacco, ma manca il concilio del crepuscolo. Ecco, arriva in questo momento. Vediamo se verrà subito ricercato. Eccolo qua, il più 2 all'attacco. E forse verrà ricercato direttamente anche il più 3. Da Zerg vi assicuro che quando un Protoss si mette lì e cronobusta più 1, più 2, più 3 e poi dopo vi attacca, voi potete avere tutte le counter possibili ma immortali, più 3 in attacco contro qualsiasi cosa che non sia almeno 2 in corazza, non c'è storia. Finito questo piccolo excursus, continuano i nostri due contendenti a macrare, comincia la produzione di fenici da parte di SOS, scoutate da parte di questo Oracolo che passa e vede la Fenice uscire, si porta a casa giusto un paio di sonde. Un paio di sonde più la prima in questa zona fanno 3 per Fiumana Rossa che si muove nella minimappa. SOS che decide di muoversi verso la base di Zest. Zest che ha già piazzato un cannone e degli Stalker nella sua linea mineraria, anzi, altri Stalker piazzati per difendersi dalle Fenici, butta giù altri 3 portali, quindi a questo punto siamo a 6 portali contro 5, un portale in meno per SOS. Ci sono anche degli immortali in questa zona. Osservatore portato su da parte di Destiny, no? Non posso dire per il blink, blinkata aggressiva da parte di SOS. Sollevano gli immortali queste Fenici, ottima mossa. Anche il terzo immortale viene sollevato, non ci sono più immortali a terra. C'è però il potenziamento al più 1 per quanto riguarda Zest, che riesce a respingere con l'ausilio anche del Photon Overcharge. Per quanto gli immortali siano stati limitati, differenze in supply veramente abissale fra i due. Si aprono gli altri portali, SOS si accorge di essere sotto di supply, sotto di potenziamenti, sotto di tutto e dà il GG. Ottima partita da parte di Zest, che è partito con un'apertura molto aggressiva, che ha punito l'apertura economica di SOS, il quale poi si è dovuto chiudere in base e difendersi. A quel punto Zest ha potuto far valere la sua economia, e poi quando SOS è tornato fuori non è più riuscito a rimettersi in carreggiata. Stava per arrivare anche il più 2 per quanto riguarda Zest, che già con il più 1 avete visto cosa è riuscito a fare. Ottima la micrata di SOS sugli immortali per sollevarli, ma non è servita più di tanto. Bene ragazzi, Zest si porta sul 1-0. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici, indirizzi email, pagina di Facebook, sempre in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video col match numero 2.